Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Un po' di tempo fa vi ho parlato e vi ho mostrato anche i prodotti che utilizzo per una skincare rigenerante, che di solito faccio alla sera. Oggi, sempre in tema di night skincare, vi parlerò e vi mostrerò i prodotti che utilizzo per un trattamento purificante. Quindi occhio e orecchie a me, a chi ha la pelle grassa impura o mista come la mia. Ma come sempre, prima di iniziare, se ancora non lo avete fatto o se siete capitati oggi qui per la prima volta, cliccate il tasto iscriviti per continuare a sostenere tutto il lavoro che investo in questo mio piccolo spazio e attivate anche la campanellina per ricevere una notifica quando pubblicherò un nuovo video. Venite a trovarmi anche sulle mie pagine social, i link li trovate in basso nel box informazioni, per scoprire in anteprima tutto quello che porterò qui sul canale. Tutta questa skincare sarà firmata Apivita, perché come sapete, se avete già seguito qualche mio video di skincare, è un brand che amo particolarmente e in quest'ultimo periodo in particolare sto provando delle novità di cui vi parlerò più tardi. Mi piace comunque provare sempre prodotti nuovi perché penso che sia importante e positivo per la nostra pelle avere diversi stimoli. Inoltre, provando prodotti diversi, possiamo capire meglio quali sono le esigenze della nostra pelle. Allora, partiamo innanzitutto dalla detergenza, che io preferisco per la mia pelle a risciacquo, ed è questo il motivo principale per il quale siamo nel mio bagno, ed andrò ad utilizzare il Black Detox Cleansing Jelly, un gel nero a base di carbone e di propoli che attira come un magnete tutte le impurità, tracce di trucco. Infatti lo utilizzo sia come detergente che come struccante e, nonostante sia un gel, non va a seccare la pelle, infatti è adatto per tutti i tipi di pelle. Vi confesso che ultimamente sto andando un po' in fissa con questo detergente perché è bella terza volta di seguito che lo acquisto. Mi piace davvero come pulisce la pelle e il suo profumo è anche buonissimo. Dopo aver deterso la pelle, vado a fare una bella spruzzata di acqua di tè greco di montagna, che ha delle proprietà rinfrescanti e antiossidanti, prima di andare ad applicare la maschera viso. Queste maschere viso express di Apivita le avete viste già in tanti miei video di skincare. Mi piacciono molto in questo formato pratico perché con questa bustina faccio 3 o 4 applicazioni e questo mi ha consentito di provarne tantissime. Questa in particolare che andrò ad utilizzare oggi è una maschera viso specifica per pelli grasse a base di propoli, che come tutti sappiamo è l'antibiotico per eccellenza della natura. Quando la faccio per 2 volte a settimana, noto che la texture della mia pelle migliora molto, la grana è più fine, più uniforme e diminuiscono le imperfezioni. Ora la applicherò e la lascerò in posa 10 minuti e poi andremo a rimuoverla. Thank you.
Dal momento che c'è qualche rossore, andrò a fare ancora qualche spruzzata di acqua di tè greco di montagna che, come vi dicevo prima, oltre ad avere delle proprietà rinfrescanti e antiossidanti, è anche un lenitivo perché ha degli estratti vegetali di aloe e del pantenolo. Inoltre me l'avete visto anche in qualche mio video di make up qua e là, perché lo utilizzo come fissatore del trucco. Bene, la detergenza è terminata e ora mi posso dedicare al trattamento viso, che è quello un po' che faccio poi ogni giorno. E come vi dicevo all'inizio, andrò ad utilizzare un prodotto nuovo della linea Be Radiant. Questa linea viso è stata tutta riformulata e io ho scelto di provare questa crema gel dalla texture leggera, ottima come base trucco, ed ha all'interno degli estratti vegetali di peonia bianca e di propoli, che hanno un'azione anti-age, rimpolpante, antirughe e illuminante, e questo effetto devo dire che lo noto fin da subito. Prima però della crema andrò ad utilizzare il contorno occhi, che ho in formato di campioncino perché volevo testarlo. Ho provato già prima la vecchia formulazione con la quale mi trovavo bene. Questo qua è sempre un contorno occhi antifatica che andrò a picchiettare sulla zona del contorno occhi delicatamente, e contiene sostanzialmente gli stessi attivi che sono presenti anche nella crema. Prima della crema viso andrò ad applicare il siero, che appartiene alla linea Wine Elixir, un concentrato di polifenoli che sono degli antiossidanti molto potenti presenti in natura. Si è assorbito il siero, sono pronta per mettere la crema e siamo a buon punto. Bene, il trattamento viso purificante è terminato e, come avete visto, tra chiacchiere e applicazione di prodotti sono passati circa una decina di minuti. Quindi quando vi dicono che per fare una skincare completa occorre del tempo, potete subito smentire tutto. Se siete arrivati a questo punto del video vi ringrazio, spero di avervi tenuto compagnia e magari di esservi stata di ispirazione per la vostra beauty routine. Vi ricordo come sempre, se ancora non lo avete fatto, di cliccare il tasto iscriviti, e non mi ricordo se ve l'ho detto all'inizio, ma attivate anche la campanellina per essere sempre avvisati quando pubblicherò un nuovo video. Io vi saluto e ci rivediamo molto presto in un nuovo video beauty. Ciao a tutti!